Federica Onori, deputata di Azione, presidente dell'Unione Interparlamentare Italia-Spagna. Ieri in commissione avete ottenuto un bel risultato che impegna il governo a dare seguito a una bozza che c'è già, parlacene. Sì, allora abbiamo approvato questo documento, una risoluzione che chiede al governo di impegnarsi perché questo accordo bilaterale che l'Italia vuole avere con la Spagna venga finalizzato al più presto. Che cosa chiede questo accordo, che cosa chiede questa bozza? Che il cittadino italiano che faccia richiesta di cittadinanza spagnola non sia costretto a perdere la cittadinanza italiana e che quindi possano coesistere le due cittadinanze, che possa avere la doppia cittadinanza. Questo è un risultato importante, è stata votata all'unanimità, quindi diciamo è un chiaro segno del Parlamento, della Camera in questo caso, di volere questo tipo di accordo. E la bozza è, diciamo così, in giro, diciamo, si lavora a questo testo già dal 2022 e quindi crediamo che sia tempo davvero di provare a finalizzare questo tipo di accordo. Dicevo, perché è importante? Perché ci sono circa 300.000 cittadini italiani residenti AIRE in Spagna e la prospettiva di poter acquisire anche la cittadinanza spagnola rappresenta un'opzione importante, una possibilità importante per poter ottenere una massima integrazione nella comunità poi dove si vive. Quindi il cittadino italiano che magari dopo tanti anni vive in Spagna, ha la famiglia in Spagna, eccetera, può finalmente, come dire, integrarsi al meglio in questa comunità. Ovviamente c'è anche l'aspetto dei nostri consolati in Spagna, quindi l'acquisizione della cittadinanza anche spagnola per i cittadini italiani permetterebbe di alleggerire un po' il carico di lavoro dei nostri consolati in Spagna e questo è un altro aspetto positivo. E ad esempio questo non è il caso per un cittadino francese, proprio in virtù del fatto che la Spagna ha già un accordo bilaterale, un'intesa in questo senso con la Francia. Quindi noi stiamo chiedendo che la stessa cosa venga fatta con l'Italia.